Detto questo, ragazzi, detto questo, ieri sera abbiamo fatto serata, io e Mario Sturniolo, e siamo andati con tutti i ragazzi della Pille e io sono andato a fare polemica. Lo dico, lo voglio dire, non mi interessa delle conseguenze pilliane che avrò per questa, per questo mio commitment. Me ne sbatto il grandissimo cazzo, anzi cabbo, scusate a tutti i Gen Z che sono in chat che non vogliono volgarità. Siamo usciti con i ragazzi della Pill e chissà che puzza che c'era con tutti quelli della Pill. Effettivamente sembrava che il quoziente di Marsiglia all'interno della stanza fosse sotto la media di molto. Però, c'è stato modo di comunicare riguardante la situazione che si è creata, che è questa. Ragazzi, come ben sapete, penso che ci fosse qualcuno dei presenti anche adesso quando ho scoperto quel terribile bug della console che praticamente diceva le statistiche del Pokémon che avevi davanti premendo quadrato a quanto pare, perché il mio pad prima era buggato, era tutto schifoso, continuava a premere quadrato in automatico, solo che siccome per la pill non mi serviva il quadrato, l'ho tenuto, infatti avete visto che l'ho cambiato più volte, questa volta l'ho comprato, anzi me l'ha regalato Tito, me l'ha dato uno nuovo. Fatto sta che premendo quadrato in continuazione mi faceva vedere le statistiche del Pokémon che avevo davanti. Abbiamo sentito i ragazzi della Matrix, che noi salutiamo e veramente invitiamo alla migliore delle soluzioni. In buona sostanza, dopo che ho fatto notare questo bug, di cui mi sono stato zitto, nel senso eravamo in live, l'abbiamo scoperto e poi me ne sono stato zitto perché ho detto vabbè, magari questa cosa è andata molto in sordina e deve essere sotterrata come pensavo. Ho pensato male perché, indovinate un po', ragazzi, una coincidenza adesso veramente da mettersi le mani tra i Pokémon. Da mettersi le mani tra i Pokémons. E praticamente non ero l'unico che l'aveva scoperto, perché il giorno dopo il grande Masseo, che io saluto, ragazzi, un saluto, un coco de wa al Masseo, veramente un grosso saluto. Anche lui il giorno dopo incalza dicendo: "Ah, l'ho trovato anch'io questo bug". L'avevi trovato? Cosa? Che coincidenza assurda! L'aveva trovato anche lui! Sarebbe un attimo da indagare, detective, eh? C'è un detective in chat? È un caso molto curioso questo. Detto ciò, per quanto mi riguarda, io vi dico la mia precisa opinione a riguardo, che è un po' forse estrema. Le prime 2 settimane di questa competizione sono totalmente annullate, sono totalmente inutili. Perché? Perché abbiamo una persona che a malapena sapeva incrociare due o tre mosse ed era barnato e faceva mosse fisiche. Ricordiamo, il Masseo barnato che fai la metà continuava a sfamare mosse fisiche, che si trova in cima alla classifica e ha scoperto anche lui un bug. Oddio! Noi siamo contenti che i detectives abbiano fatto il loro corso, che siamo andati veramente a parlare. Io sono andato dai ragazzi della PIL e ho detto: c'era Atrix, Mattia Poli del Poliquid Show, Mario Sturniolo, Leonardo, veramente un ragazzo a posto. I secondi o i primi, non lo so adesso come la classifica, sono gli Ainub. Ragazzi, ma che cazzo vuol dire gli Ainub? Ma cioè, dai, diciamoci la verità, possiamo dire la verità? Che queste persone non valgono un c***o. Possiamo dire che queste persone non valgono un c***o. Io sono vestito da Pokémon, ok? Perché non ho i Pokémon belli io? Perché sono così basso in classifica? È impossibile. Io sono vestito da Pokémon. Possiamo dire che loro non contano un c***o di niente? Un cabbo, scusatemi. Fottuto Berserk. Ragazzi, scusatemi. Veramente, qua ho esagerato con i toni. Secondo. Una vergogna. Possiamo. Diciamolo. Diciamolo. Quindi, per me, Daniele, in arte Sdrumox, qua bisogna trovare una quadra. Perché? Cosa mi è stato detto anche successivamente dopo aver esposto questi facts? Mi è stato detto: guarda che tutti i ragazzi, da parte della Matrix, giocano a schermo intero. Solo tu e Mario giocate con lo schermo di. Ah! Ok, mind blowing! Mind blowing, ok, allora tu a posto. Tutti i giochi. Cioè,
giocano tutti a schermo intero. Abbiamo risolto, ah, minchia. E quindi è impossibile che si possa. No, meno male. Cioè, abbiamo rischiato il proiettile. Posso dire che l'abbiamo schivato questo proiettile? Che abbiamo fatto il Neo con la Matrix. Cioè, boom, boom. Aspetta, faccio vedere il proiettile schivato. Eccolo qua, grande Matrix. Schivato questo proiettile, solo io e Mario eravamo impapabili. Io ho detto, ok, diamo per giusto e per scontato questa verità, la diamo per assodata. Come ha trovato il bug il Masteo? Qualcuno riesce a spiegare, nel senso, gioca a schermo intero, la tua console era da un'altra parte, come ha fatto? Come ha trovato il bug il Masseo? Come... Qualcuno riesce a rispondermi, ragazzi? Perché la risposta non è stata... non torna. Infatti, anche lì ci sono state anche polemiche, nel senso che hanno detto no, ma guarda che il Pokémon ti dava le statistiche solo se utilizzava una mossa tipo, tipo che ne so, rafforzatore, che cambiava le statistiche. Ho detto assolutamente no, c'è il VOD, c'eravate anche voi. Quando abbiamo trovato le stat, io ho catturato il Pokémon subito per prenderlo e vedere com'era la situazione. Quindi no, inutile indagare quando c'è la sana competizione, scusa. Infatti sono io che penso male, però voglio dirlo in live. Non turna, l'hai capita? Yes, yes, l'ho capita, strabella. E niente, ragazzi, volevo un attimo dire che io sono un malpensante, un malfidente, malizioso pezzo di merda e che penso sempre al male. Penso sempre allo scenario peggiore quando succede qualcosa, è proprio una roba che ho di natura. Quindi io penso che qualcuno stia raccontando un mare di merda, ok? Scusatemi, un mare di merbo. Quindi, cosa dico io, Daniele in arte Sdrumox? Dico, andate tutti a fare in culo, io penso che voi abbiate cittato, abbiate bugabusato di qualcosa. Questo è quello che penso io, tutti quelli della P, non è che c'è il massimo, tutti colpevoli, tutti devono pagare a me, tutti devono pagare a me. Io chiedo 500 punti di ogni streamer e arrivo dritto in prima posizione, questo è quello che chiedo io, pagate, datemi i vostri punti. Voglio 500 punti di ogni streamer, perché io merito un risarcimento qui ed ora, perché sono l'unico che subito ha visto questa roba in live, si è accertato che la situazione fosse una merda istantaneamente quando quella cosa è stata scoperta, subito, quindi chiedo un risarcimento di 500 punti per ogni streamer che è presente nella competizione PIL. Mani pulite due, concordo. Perché la poca giustizia ha bisogno di poche regole, ma da rispettare. La poca giustizia ha bisogno di poche regole, ma da rispettare. E io pretendo il risarcimento di 500 punti per ogni streamer presente sulla piattaforma PIL. In tre PIL si sono accorti quando te ne sei accorto tu. È un caso, no? Giusto? Una roba proprio... sì, l'avevo visto anch'io questo bug. E allora perché non l'hai detto subito? Te ne sei accorto tre ore dopo? Dai, noi non giochiamo a schermo intero, quindi direi più 100 punti bonus. 600 punti! 600 punti da ogni streamer tolti e messi nel mio carico di punti della PIL. Così facciamo felici i ragazzi della Fanta PIL che hanno creduto non solo nei Pokémon, ma anche nella poca giustizia. Poche regole, ma buone. Ed eccoci qua, ragazzi, questa è la mia richiesta. Voglio che tutti voi siate presenti, voglio che il Masseo Gate venga aperto e che i gatekeeper di questo fottuto cancello mi aprano quella porta e mi diano i fottuti punti che mi merito, perché io ci ho messo la faccia. Scusate, è un attacco di pazzia, scusate. Masseo Gate. Che cos'è? Scusatemi, non è la faccia questa. Ho sbagliato faccia, una faccia. Datemi punti, babies. Daniele, sei veramente un idolo per me. Quanto cazzo fai ridere, Manubaka? Sono troppo contento di farti ridere. E io sto cercando di fare del mio meglio, ma non tanto per intrattenere, perché sappiamo che i Pokémon sono una cosa seria. Fanculo.
Balletti, fallo Atrix, fallo Mario Sturniolo, però spero di darvi il vostro quantitativo, la vostra dose di Pokémon. Fallo Atrix soprattutto. Sì, assolutamente. Oh, mia Toll mi sta chiamando, scusatemi un secondo. Ciao Andre, sono in live, hai bisogno? Atrix. Come? Fanculo Atrix. Ok, c'è qualcun altro che vuoi mandare a fare in culo? Mario Sturniolo, dacci la nostra dose di Pokémon. Grande Andre. La nostra dose di Pokémon, fanculo Moccia, vogliamo solo te. Hashtag polemica in chat. Come on boys di Kick, come on. Tutti i Kick Boys, per favore, tirino un calcio alla tastiera e scrivino polemica col caps lock, perché Andrea Ometol vuole la polemica e la vogliamo anche noi. Vogliamo te vincitore del Poliquiz Gram Show, yes! Hashtag polemica, sì ragazzi, siete la mia vita. Bravo Andre, sei molto più bravo nelle live degli altri che nelle tue. Bravo, sì, perché posso fare un minuto di show e poi andarmene, per questo che sono più bravo. Ah, ok. Come stai te? Stai bene? Ah, ok, continua, aspetta, no, scusa. Hashtag polemica, polemica, hashtag polemica. Non mi fa loggare su per questo che ti ho chiamato, perché Rospo mi ha rubato il nickname. Ah, è stato Rospo a rubarti il nickname. Posso dirlo? Puoi dire quello che vuoi, guarda. L'abbiamo detto, quel di Rospo. L'abbiamo detto, quel f***o di Rospo. Vabbè. Ma noi siamo grey, lo sappiamo. Ti mando un bacio. Ci vediamo stasera per le nostre coccole. No. Non ti faccio le coccole, no. Allora mi farò sfondare il c***o da Chris. Va bene, ti auguro no. Un buon sfondamento. Dai. Buon sfondamento. Devo fare una dichiarazione, non sono veramente gay. Rispetto per nessuno, ma paura di tutti. Rispetto di nessuno e paura di tutti, ok. E si fa sfondare, auguriamo un buon sfondamento ad Omiatol per questa sera. No, non ho mai fatto, dico anche questa verità per la prima volta. Non è in programma e non l'ho mai fatto in vita mia, però per il meme questo è altro, Dani, per te. Ah, grazie Andre, quindi lo stai facendo per me. Sei un po' il capobranco di questi Pokémon. Io per te mi rovino, ce lo sai. Che bella frase, Andre. Io pure per te. Facciamo partire un altro hashtag polemica in chat, che visto che polemizzi con i tuoi fan mi fa piacere, perché noi siamo qua per un motivo, per i Pokémon, Dani, te lo stavi scordando. No, è sempre stato nella mia testa. Ok Andre, vuoi dire qualcos'altro? Anzi, allora io mi reco subito all'ufficio dello Stato per presentare il nostro nuovo partito. Come ci chiamiamo? Le Brigate dell'Amore. Le Brigate dell'Amore, bello. È un nome che evoca un po' di ansia, questo lo so, ma i nomi non valgono, cioè come sappiamo noi, quando tu dici un nome non deve esorcizzare, cioè noi portiamo altro, portiamo la secessione, non la morte. Portiamo e... l'amore a questo punto, visto sì, che possiamo... Non la morte di... Non la morte, l'amore. Come si chiama quello lì che hanno ucciso? John Fitzgerald Kennedy. No, nostro. Che no, nostro. Sì, noi non ci leghiamo. Aldo Moro, dicono Aldo Moro. No. Esatto, noi non faremo mai quelle cose là. Noi siamo per l'amore. Ok. Noi siamo per l'amore. Il Vaticano e c'entrava anche, non so se lo sai, c'entrava anche la banda della Magliana. Come io ho delle rivelazioni importantissime sul caso Emanuela Orlandi. Vabbè, sentiamo. A questo punto. Allora, Emanuela Orlandi è sepolta sotto Castel Sant'Angelo. Okay. Ed era una delle amanti di Papa Wojtyla. Ok, quindi è sepolta ed era un amante di Papa Wojtyla. Ok, ma hai delle fonti attendibili, immagino, nel senso... Sì,
Sì, e ti dico, io se tu guardi il mio Instagram ho la foto con tale papa, per cui sto. Quindi sai di quello di cui parli, ma possiamo sapere la tua fonte, le tue, oppure vuoi tenere tutto No, privato? no, no, io non confermo, non smentisco. Vi dico questo. Madonna, che bella tosse questa. Sto sbavando, vi dico questo, ragazzi, Cerchiate, cerchiate tutto. cercate Emanuela Orlandi Castel Sant'Angelo su Internet, dico solo questo, e poi non posso dire altro che ho il Sismi che mi sta alle calcagna. Ragazzi, non ho ben capito cosa dobbiate cercare, ma chi è del mestiere sicuramente avrà capito. I messaggi non li ripetiamo due volte perché sono robe confidenziali. Se troviamo Emanuele Orlandi, 1200 punti da tutti. Vabbè, penso che possiamo pattuire una cifra di questo tipo, Jove, grazie. È stato Atrix È stato Atrix a fare cosa? con il trattore. È stato Atrix con il trattore. È stato Atrix. Tu cerca Atrix e poi cerca anche Caso e Anna Maria Franzoni. Pure, cioè proprio stiamo passando tutta la cronaca nera No, no, italiana. ora, ora, no, no, ora devo dire che è una gag perché non voglio avere querele da Atrix, non ho niente contro Ok, Atrix. Però ragazzi, penso. ricordiamo che Atrix, No, 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 allora, niente. per Andrea vuole un attimo dire la sua, che è tutto uno scherzo. Io invece mando un grosso di domerio ad Atrix e dico vattene a fare in culo, pezzo di merda. No, per i Pokémon sono con te, per tutte le dichiarazioni false che ho fatto prima, no. Ok, per le dichiarazioni false no, ok. Allora, noi dobbiamo andare alla riunione di Soros che si svolgerà in questi giorni sul lago di Como. Io sono stato invitato, vorrei portarti, anche perché poi c'è il Festival della Luce in onore di Tesla a Como, dove dobbiamo poi entrare a far parte della massoneria. Quindi abbiamo la nostra riunione coi Soros a Como. Ellie Schlein è lì messa da Soros, Daniele. Daniele Soros, ottima coppia. Soros mi sembra simpatico come nome, cioè mi sembra un egizio. Io voglio diventare sionista come te. Ne hai di strada da fare, Diventiamo sionisti? eh? Andre, se tu mi dici Soros, Festival della Luce, tutte queste parole complesse, io ti dico sempre di sì. Sì, io sto trattando per portare Barack Obama alla God League. Hai veramente, non so come dire, una cerchia di personaggi molto variopinta. Ci sono tanti personaggi all'interno della tua lore. Sono contento. Obama alla pill. Vabbè. Portiamo Obama alla pill, che darebbe un lustro a questo torneo di merda. Però, ragazzi, l'hashtag è importante per finire su Libero, perché se non lo mettiamo. Ragazzi, ricordatevi sempre l'hashtag se volete avere qualche rilevanza a livello giornalistico, se no niente. Uno ha scritto un commento interessante. C'è una poche polemica in corso, bravissima. Ma vogliamo chiamare questa live Poche Polemiche? Non ho mai messo un titolo alle live, non so come si faccia su chi. In questo momento è la nostra nuova trasmissione, Poche Polemiche. Poche polemiche, ecco qua la nuova trasmissione. Io vorrei giocare ai Pokémon, Andre, se non ti disturba, posso andare a giocare? Sì, ma se solo se fai polemiche. Sì, faccio polemiche, facciamo così, facciamo questo piccolo format anche le prossime volte, dove facciamo questi 10 minuti di Sì, ma polemiche. io ci sono solo ora, eh. In cui... No, ci sono. Vabbè, allora dichiariamo chiuso il format, poche polemiche. Vi è piaciuto, ragazzi? Spero vi sia piaciuto. Chi è che è il prossimo ospite? Sono degli. Vabbè, lo metto io. Faccio una chiamata di gruppo. Aspetta. Possiamo chiamare? No, però possiamo chiamare. Come si chiama l'ex presidente del Consiglio prima di Conte? Di Maio, vediamo. Di Maio. Ok, vedo se risponde. Ragazzi, potremmo avere Di Maio in chiamata nel nostro nuovo format Poche polemiche. Vediamo un secondo. Cinque. Pronto? Lasciare il messaggio dopo il segnale acustico. Sì, salve Presidente. Siamo nel format Poche Polemiche. Potrebbe essere reperibile?
Presidente? Con chi parli? Siamo nel messaggio acustico, il presidente. Andre, si è sentito il numero comunque, Vabbè, era di Di Maio, sti c***o, mi hai fregato con c***o. eh? Ok. Allora, Cioè, io l'ho preso anch'io da internet, per cui non credo che non sia attivo da 2 anni, però io ogni tanto lo chiamo. vabbè, a noi non ci interessa, nel senso di, magari potevamo chiedere appunto la secessione a Di Maio o qualcosa sul delitto di Orlandi, tutte le, però vabbè, è andata come è Ma andata. Cioè, chiamiamo il Cecchi, che visto che si sposa e che avrà incinto. no, non può, un uomo non può andare in gravidanza, Eh Andre, no, ha detto che purtroppo. avrà una figlia, un figlio. La registrazione ha raggiunto la lunghezza massima consentita. Per inviare il messaggio, digita 1. Per ascoltarlo, digita 2. Per registrare nuovamente, digita 3. Scusami, sono un attimo impegnato. Oh, Andre, figurati, se hai Per bisogno. inviare il messaggio, digita 1. Per ascoltarlo, digita 2. Per registrare nuovamente, digita 3. Digita 2. Metto due, aspetta. Per inviare il messaggio, digita 1. Per ascoltarlo, digita 2. Per registrare nuovamente, digita 3. Metto due. Mi sa che non funziona. Comunque, Eccoci. il messaggio è stato inviato. No, due dovevi mandarlo. Grazie per aver chiamato. Cazzo, Arrivederci. arrivederci. È stato un grosso piacere. La segretaria No, che no, ha ma detto. infatti io sono veramente entusiasta di tutto quello che è successo. Ok, Andre, c'è qualche altro ospite di poche polemiche o possiamo dichiarare chiuso il No, 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 foro? chiamo un ospite speciale. Ok, ragazzi, c'è un ospite speciale, aspettate un secondo. Luiz, benvenuto nel nostro nuovo format, poche polemiche. Da dove ti stai ascoltando? In che senso? Cosa? Ciao Siamo sul Luis, format, siamo nel siamo. nuovo format negli Sdrumox in live, poche polemiche. Poche polemiche? Sì, Sì, Luis, è polemiche un. sul mondo Pokémon. Ah, le poche polemiche perché per i Pokémon. Sì. Sì. Ma siamo in chiamata? Ma perché sei Siamo in fuori? live, siamo in live. Sì, Siamo in live. è un complesso sistema di cavi, Luis, in cui sei. Finita la chiamata. Non ho capito se si è chiusa accidentalmente la chiamata o. Ok, aspetta, ragazzi. Si riaccende la chiamata. Ha Eccoci. buttato giù Luis. È stato Luis che ha buttato giù per il nuovo format poche polemiche. Mi ha richiamato, aspetta. Figurati, guarda, io sono qua. Non ho niente da fare comunque. Io devo andare. Ragazzi, siamo in attesa. Ricordiamo sempre per la teoria del piacere leopardiano, l'attesa è essa stessa piacere. Dunque, eccoci, ce la siamo buttata. Pronto? Ciao, pronto, ragazzi, pronto. Ma che sistema è questo di È un telefonata? complesso sistema di cavi. È Android, visto che Ma voi. guardate, è nello stesso momento esatto, non si capisce niente. Oh, Luiz, adesso aspetto io, ok? vuoi darci rivelazioni sul caso Emanuela Orlandi? Io non so niente. Non sei con Solos? No, no, non c'è, non so niente. Luis non sa niente, questo Comunque mi non siete in putta. Ragazzi, Siamo in live. in questo format Luis non sa niente, non sa niente. Non siete in live, cioè non controllate, siete in live. Sì, Siamo in live se con dipende in che Cecchi e sito hai Daniele. controllato. Ciao, Sdrogolo. Chi è? Chi è? Pronto? Sono Cin. Chi sei, scusami? Sono Cin. Ciao, Cin, sembri Angelo più che Cin. Me lo sono mangiato. Ragazzi, un saluto ad Angelo. Ragazzi, salutate Angelo in chat. Ragazzi, in poche polemiche, nel nuovo format abbiamo come ospiti Luis e Angelo per adesso. Un Perché roster. telefonata? Ce l'ha appeso. Sono già appeso, mi piace. Anche io voglio.
Ragazzi, devo ammollare il format perché devo andare in bici, scusatemi. In bici? Sì, non ho la macchina, per cui mi devo spostare in bici, non ho le cuffie, mi dispiace. Va bene, e salutiamo tutti i ragazzi perché hanno partecipato al format Poche Polemiche. Un ultimo hashtag per secessione, posso riavere le mie amate secessionisti? Per tutti i secessionisti in chat, per favore, spammiate secessione per la prossima puntata. E ragazzi, grazie di aver partecipato, è stato commovente. Ma scusate, dov'è la polemica dei Pokémon? No, è una polemica più politica. È Ah, più però un. i Poké, cioè, sono un gioco di parole catchy. Sì, esatto. Io, non ho, no, Cioè, io i sinceramente non Pokémon. lo so, non ho ancora capito molto bene questo format, però mi sono divertito. Sì, il nome attira, Ragazzi, diciamo. saluto i ragazzi della Poke Polemica e ricordiamoci, chi fa polemica è sempre un fallito. Un abbraccio! Ben detto. Ben detto, ragazzi. Ciao, ciao a tutti, Ciao grazie. ragazzi, non so se mi continua la chiamata, Angelo saluto c'è? ragazzi. Ciao, buona Ciao, ciao a chiamata. tutti. Ciao a Ciao, tutti. ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Anzi, vi è piaciuto il format Poche Polemica? Non, io sincero non ho capito molto cosa è successo, ma se è qualcuno, bellissimo format, bel format. Ma ti ha dato del fallito? Non ho capito. Miglior format di sempre. Appuntamento fisso, direi. Approvato, bello.